GBJ Rock News, le buone nuove dal mondo del rock. GBJ Rock News, the good news from the world of rock a GBJ Station. 16.05, 8 gennaio 2024 per Rock News, il vostro Dark Side DJ qui su GBJ Station, ovviamente nel nostro podcast 3 giorni alla settimana di notizie fresche dal mondo del rock. Parliamo degli Aerosmith. Nel 1973 debuttarono con l'omonimo album che li fece conoscere al grande pubblico. In questo disco è presente un brano molto intenso, si tratta di Dream On, un pezzo bellissimo composto da Steven Tyler, che oltre a essere un cantante molto bravo è anche un paroliere, un compositore di talento. Insieme a Joe Perry ha infatti composto alcune delle canzoni più belle della band, tra le quali appunto questa hit che di certo contribuì alla loro scalata verso il successo internazionale. Ma qual è il vero significato di questo brano? Come è accaduto per molte altre perle degli Aerosmith, anche questo pezzo racchiude una storia molto personale che riguarda proprio Steven Tyler. Nell'autobiografia del gruppo, il frontman ha raccontato di aver scritto Dream On quando era un adolescente per parlare dei suoi sogni e del suo desiderio di trasformarli in realtà. La musica di questa canzone è stata composta con un pianoforte verticale Steinway nel salotto del Trove Record Lodge di St. Pete, circa 4 anni prima della nascita degli Aerosmith. Ha detto: avevo 17-18 anni, era un motivetto che suonavo, non avrei mai immaginato che sarebbe diventata una canzone vera e propria o una cosa simile. Parla della necessità di continuare a sognare fino a che i sogni diventano realtà. In un'altra intervista Tyler ha aggiunto: è un brano che ho composto al piano quando ero un ragazzo e non sapevo nulla di come si componesse una canzone. Parla della fame di diventare qualcuno, del bisogno di sognare affinché i sogni si avverino. Questa canzone riassume la merda che ti ritrovi ad affrontare quando entri a far parte di una nuova band. La maggior parte dei critici stroncò il nostro primo album accusandoci di copiare i Rolling Stones. Questo è uno dei motivi che hanno scatenato la mia rabbia contro i media, un sentimento che provo ancora oggi. Nella sua autobiografia intitolata Dust to Nose in My Head, Brother You, Steven Tyler ha approfondito l'argomento, rivelando che anche grazie a suo padre si è iniziato a interessarsi alla musica. Il suo papà infatti suonava il pianoforte e quando Steven era bambino era solito mettersi ad ascoltarlo seduto sotto lo strumento. È così che è nata l'idea di Dream On, ha raccontato. Questa inoltre pare sia l'unica canzone in cui Tyler si era sentito davvero se stesso. Lui era preoccupato della tonalità alta della sua voce, così cercò di abbassare il tono delle canzoni nel primo album, tranne in questa, dove utilizzò la sua vera voce. Sebbene oggi sia una delle preferite dei fan degli Aerosmith, Dream On all'epoca non ottenne un grande successo e raggiunse solo la 59esima posizione nella classifica Billboard Hot 100 del 1973. Solo nel 76 riuscì a salire fino alla 6ª posizione. La band però è molto affezionata a questo brano e riesce e lo inserisce in quasi tutte le scalette dei live, perché è una canzone che ancora oggi riesce a far emozionare il pubblico in ascolto. Aerosmith, ragazzi, Aerosmith, sono i grandi classici ovviamente della musica rock e non solo. Lasciamo Steven Tyler, passiamo a Liam Gallagher. Liam Gallagher che ci confirma che insieme a John Squire hanno pubblicato il loro tanto atteso singolo intitolato Just Another Rainbow, che segna l'inizio della collaborazione in studio tra la voce degli Oasis e il chitarrista di Stone Roses. Annunciato ufficialmente il mese scorso, dopo le anticipazioni e indizi lasciati sui social da parte di Liam, che lo ha definito come il miglior disco dei tempi dei Revolver, dei Beatles. È stato pubblicato il singolo del progetto collaborativo tra i due musicisti, in inglese ovviamente, introdotto da un riff di chitarre dalla sonorità tipica dello stile di Squire. Il brano riassume perfettamente lo stile dei due rockers, toccando tematiche nel testo e timbri musicali che ricordano molto il rock inglese tipico di metà degli anni 60 e inizio dei 70. Non sono stati ancora annunciati i dettagli che porteranno probabilmente nel corso del 2024 la pubblicazione del disco, ma è già possibile preordinare un formato fisico 7 pollici, il vinile del singolo Just Another Rainbow. Bene, quindi ascoltiamolo, ma non finisce qui, bastano pochi secondi per identificare Just Another Rainbow come opera del duo. Dal momento che il motivo della chitarra di John, tale tinte psichedeliche immediatamente indimenticabili, sfocia nell'inconfondibile voce di Liam, piena di passione, personalità e convinzione.
Da qui diventa esattamente ciò che ci si aspetta da questo duo, strati di chitarra che passano senza sforzo dalla contagiosa corsa melodica che ricorda I Had the Solution a un'intensità riccheggia da Offspring, il tutto condito dalla caratteristica qualità di star di Liam. John dice: "Per me l'interpretazione più ovvia di Just Another Rainbow è che si tratta di una delusione, e il sentimento è che non si ottiene mai ciò che si vuole veramente. Ma non mi piace spiegare le canzoni, penso che questo sia il privilegio dell'ascoltatore. È qualsiasi cosa che tu voglia che sia. Per me è uno dei brani più importanti che abbiamo fatto insieme." "Che è strano," Liam aggiunge. "Penso che John sia un grande autore di canzoni. Tutti parlano sempre di lui come chitarrista, ma per me è anche un grande autore. Non c'è dubbio, non c'è abbastanza musica sua in giro, sia con i Roses che da solo. È bello vedere che è tornato a scrivere brani e che sono fottutamente buoni. Le melodie sono mega e le chitarre sono un dato di fatto, ma penso che anche quando gli togli tutte le fottute chitarre, puoi suonare le canzoni che di acustico e ti lasceranno comunque a bocca aperta." Sebbene sia la prima collaborazione del duo, la prima volta che si sono trovati insieme in una stanza risale al 1989. Liam, allora 16enne, assistette a un concerto dei Stone Roses all'International Tour di Manchester, all'epoca dell'uscita del loro album di debutto omonimo. Uno show che descrive semplicemente come egli gli ha cambiato la vita. Sono passati altri 4 anni prima che si incontrassero, quando entrambe le band stanno registrando al Monmouth in Galles. Gli Oasis avevano appena iniziato a lavorare a quella che sarebbe diventata Definite Maybe, mentre gli Stone Roses si era impegnato nella session per The Second Coming. Quando John ascolta per la prima volta Definite Maybe, capisce che si tratta di qualcosa di speciale, già dalle prime battute di Rock and Roll Star. La loro amicizia è continuata negli anni successivi, in particolare con la scrittura di Love Me and Leave Me per la successiva band di John, The Seahorses, che è stata anche in tour come ospite degli Oasis, ma è stato solo quando John è salito sul palco del gigantesco show di Liam al Cannonball Park per la performance di Champagne Supernova che la prospettiva di lavorare insieme a qualcosa di più sostanzioso è diventata realtà. Con John è entusiasta sia dalla prospettiva di lavorare con Liam che dall'emozione di esibirsi di nuovo davanti a un grande pubblico. L'ultimo concerto di Stone Roses si rimane ormai a 6 anni fa. L'idea ha preso rapidamente forma. John ha inviato a Liam i primi 3 brani, la recensione di Liam, Howl Mega, e poi se ne ha scritti rapidamente altri, con il duo che ha poi collaborato a distanza inviandosi reciprocamente delle reference. Erano tutti i più grandi: Hendrix, The Pistols, The Faces, Bob Marley, The Bee Gees. Da quel momento in poi il progetto ha preso il via. Liam arriva nello studio di John a Macclesfield e si ripromette di completare le voci per 2 demo a John. Una promessa che mantiene. Ben presto si ritrovano con un catalogo di canzoni da urlo, tra cui Scegliere. Da lì sono partiti alla volta di Los Angeles per 3 settimane di sessioni con il famoso produttore Greg Kurstin, che suona il basso nel disco, e con la batteria di Joey Walker, Beck Rack dei Ram e Tom Four Pierce. I due hanno dato vita a un'intuizione musicale condivisa che è risultata così naturale da far pensare che fossero sempre stati una band. Ci sarà molta altra musica in arrivo e potrebbe esserci anche degli show live, ma per il momento Just Another Rainbow è all'altezza delle alte aspettative che derivano dalla collaborazione di questo tipo. Quindi, ragazzi, Just Another Rainbow è stata già edita e lo potete tranquillamente trovare anche il video su YouTube. Veniamo ai Green Day, che hanno pubblicato. Vediamo la notizia. Eccola qua. I Green Day hanno pubblicato a sorpresa un nuovo estratto da Saviors, il nuovo album di inediti, che sarà in uscita il prossimo 19 gennaio. La band di Billy Joe Armstrong ha rilasciato a sorpresa sulle principali piattaforme digitali One Eyed Bastard, pubblicato anche un divertente video animato dal brano di YouTube. Quindi andatelo a vedere, lo troverete sicuramente. Registrato a Londra e a Los Angeles, Saviors è l'ultima potente collaborazione tra i Green Day e il produttore vincitore di un Grammy come Rob Cavallo, il cui notevole lavoro precedente con i Green Day include 2 degli album più iconici della band, Dookie del 94 e American Idiot del 2004. Il disco arriva proprio prima del 30° anniversario di Dookie, e i festeggiamenti sono già iniziati con la pubblicazione di una grandiosa edizione deluxe dell'album e con uno show a sorpresa a Las Vegas, dove la band ha seguito tutto Dookie davanti a una folla di super fan che ha registrato il tutto esaurito. Per registrare il nuovo album, la band di Billy Joe Armstrong
Trekul e Mike Dern, ha deciso di trasferirsi a Londra per lavorare alla Rak Record nel studio di Regent's Park con il loro produttore storico, appunto Rob Cavallo. E come hanno raccontato, entra in contatto con le nostre radici musicali britanniche dalla British Invasion al punk al Britpop. Billy Joe Armstrong ha anche spiegato in un'intervista con il quotidiano The Guardian di aver voluto immergersi nella cultura inglese. Nessuno però si aspettava che un californiano comune come Billy Joe, e cresciuto nella scena punk della città, si appassionasse così tanto al calcio e alla storia di uno dei club più leggendari e famigerati di Londra, il Millwall FC. Sono andato a vedere un sacco di partite di calcio, Arsenal, Fulham, Leyton Orient, e poi sono andato al The Den a vedere il Millwall. Se vuoi capire davvero la cultura popolare inglese, è la cosa da fare. Il calcio qui è come una religione, è come essere in un enorme concerto rock. Beh, conosciamo bene la Premier League, no? Ok, lasciamo anche questa notizia dei Green Day e adesso ci imbattiamo dentro Syd Barrett. Sì, direi che Syd Barrett ci aiuti a portare verso la conclusione di questa interessante giornata, ovvero sia Rock News di GBJ Station. Alice Cooper ha registrato una puntata della serie di podcast Words Plus Music intitolata Who I Really Am, Diary of a Vampire, in cui ha raccontato la sua vita rock and roll e la sua incredibile carriera, iniziata nel 1964 a Phoenix, quando ha fondato la band che porta il suo nome, con Glenn Broxton e Danny Dunaway. Il primo album della band di Alice Cooper, Prayers for You, esce nel 69, seguito da altri quattro fino al primo successo del 73, Billion Dollar Babies, e all'ultimo Muscle of Love, dopo il quale Alice Cooper esordisce con il suo nome con Welcome to the Nightmare del 1975. Durante i primi anni di carriera, Alice Cooper e la sua band vivono al massimo stile di vita rock. Fanno tantissimi concerti costruendo il loro spettacolo di shock rock, ispirandosi anche al surrealismo di Salvador Dalì, e conoscono tutte le più grandi rockstar del momento. Alice Cooper ha raccontato diversi aneddoti sui suoi incontri con le icone degli anni 60, la festa nell'albergo di Jimi Hendrix, dove vengono invitati dal chitarrista dopo essere stati a un suo concerto, fino al primo incontro leggendario con Fred Zappa, che li mette sotto contratto con la sua etichetta Straight Records e lancia la loro carriera. Zappa gli dà appuntamento alle 7 e loro si presentano alle 7 del mattino, svegliandolo, una mossa che spinge Zappa a fargli firmare subito il contratto. Si dice che l'incontro con Zappa sia avvenuto dopo un concerto al Cheetah Club di Venice Beach a Los Angeles, il cui pubblico se ne va dopo 10 minuti. Nella puntata del podcast Diary of Empire, Alice Cooper ha raccontato una storia incredibile avvenuta proprio al Cheetah Club il 5 novembre del 67. I Pink Floyd fanno un concerto nel club e Alice Cooper, che vive con la sua band in una casa poco lontano, a Venice Beach, li invita a stare da loro. Alice Cooper ha ricordato il suo incontro con Syd Barrett, che comincia a mostrare i segni dello squilibrio mentale che lo porteranno a lasciare i Pink Floyd nel 1968. Una mattina mi sono alzato presto, sono andato in cucina e ho visto Syd seduto al tavolo, che guardava una scatola di cornflakes e rideva come se stesse vedendo lo spettacolo più comico del mondo. Noi non eravamo certo dei bravi ragazzi, ma non ho mai visto nessuno così fuori di testa a quell'ora del mattino. A quanto pare i cornflakes saltavano e ballavano davanti a lui, come un cartone animato. Alice Cooper ha anche dato il suo giudizio sul fondatore dei Pink Floyd, che dopo aver lasciato la band è tornato a vivere a Cambridge dalla madre. Si è ritirato dalla musica ed è scomparso nel 2006. Era uno dei cantautori più geniali della sua generazione, un ottimo chitarrista e una vera rockstar, ma semplicemente viveva in un altro pianeta. Probabilmente è stato divertente per lui, finché non è riuscito più a tornare alla realtà. Alice Cooper ha ricordato anche altre rockstar simbolo degli anni 60, morte a 27 anni, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin. Il rock and roll è una faccenda pericolosa. Non potevamo sapere che i ragazzi che ammiravamo, quelli da cui abbiamo imparato tutto, i nostri eroi, se ne sarebbero andati via così presto. Parole sante, caro Alice. 16-19 minuti primi, andiamo a concludere questa nostra puntata del lunedì della nuova settimana con la presentazione del disco degli Young Panther. Si chiama The Hallowed. È un condensato di tutto ciò che un disco di heavy metal dovrebbe contenere. Se esistesse una formula, questo disco rappresenterebbe la sua realizzazione: potente, cattivo, epico, senza mai un cedimento. È un concept album, il primo mai realizzato dalla band, colonna sonora di un fumetto pubblicato nel 2022. La capacità evocativa della voce del cantante Harry the Tyrant Conkling
Mai come in questo album trova libero sfogo, sfoderando tutte le sue credibili sfumature. Un disco che al tempo stesso è complesso, ma dotato di una fluidità che è tempo più difficile trovare, che è sempre più difficile trovare in dischi di questo genere, al tempo d'oggi ovviamente. Oggi, nel terzo millennio, l'heavy metal è questo disco, Jack Panzer con The Hallowed. Bene, 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 amici miei, sono le 16:20 minuti primi, non vi rubo altro tempo. Vi diamo appuntamento a stasera con la serata Hard and Heavy Paradise. È tutto per questo preciso istante, il vostro Dark Chess DJ. GBJ Rock News, le buone nuove dal mondo del rock. GBJ Rock News, the good news from the world of rock. A GBJ Station.